Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo video di Tu sapevi che? Esistono tante specie animali che abitano il nostro pianeta Terra. Alcune di queste hanno delle dimensioni imponenti che ci suscitano attrazione, ma anche un sentimento di timore e rispetto. In natura le dimensioni contano. Esistono una gran varietà di giganti da record in tutti i gruppi animali. In questo video andremo a scoprire chi sono gli animali più grandi della Terra. La balenottera azzurra. Il primato assoluto tra gli animali più grandi della Terra spetta alla balenottera azzurra. Non è solo il cetaceo più grosso al mondo, ma è anche il più grande animale conosciuto che abbia abitato il pianeta Terra. Questo mammifero marino può superare i 30 metri di lunghezza e pesare fino a 190 tonnellate. Il peso della balenottera azzurra è sorprendente, visto che la sua alimentazione si basa principalmente sull'ingestione di krill e di altre forme di vita di piccolissime dimensioni. Il calamaro gigante. Gli scienziati specializzati dibattono da diversi anni sull'esistenza di una sola specie di calamaro gigante. O se invece esistono 8 diverse specie di questo animale. Questo animale marino è sempre stato presente nella cultura e nell'immaginario collettivo, a causa della sua grandezza e del suo aspetto terrificante. Questi animali, che abitano le profondità dell'oceano, i più grandi esemplari mai trovati sono stati una femmina che misurava 18 metri, trovata spiaggiata in Nuova Zelanda nell'anno 1887, e un maschio lungo 21 metri e 275 kg, solitamente. Il calamaro gigante non supera i 13 metri di lunghezza nei maschi e i 10 metri nelle femmine. Il suo peso è compreso tra i 150 e i 275 kg. Per questi motivi, il calamaro gigante è considerato uno dei più grandi animali marini al mondo. Lo squalo balena. Rimaniamo nel mare e scopriamo un altro gigante da record. Questo animale è lo squalo balena, è lo squalo più grande che esista. Questo animale vive negli oceani più caldi e in aree tropicali. La sua lunghezza normale è di 10 metri circa, per un peso di 9 tonnellate. Tuttavia, si dice che il più grande esemplare catturato misurasse 12 metri e il suo peso era superiore alle 20 tonnellate. Lo squalo balena presenta le caratteristiche simili degli squali, però il suo corpo è molto più allargato e piatto. È un animale inoffensivo e la sua dieta è a base di plancton, piccoli pesci, alghe e piccoli crostacei. L'orca. L'orca è un mammifero marino ed è il più grande delfino oceanico. Infatti, i maschi possono raggiungere i 9 metri di lunghezza e 5,5 tonnellate di peso, mentre le femmine sono un po' più piccole e possono essere lunghe 7,7 metri per un peso di 4 tonnellate. Si trovano in quasi tutti gli oceani del pianeta ed è un animale molto affascinante. Sono animali sociali e vivono in gruppi denominati pod. In questi gruppi, formati da numerosi individui, le orche comunicano attraverso un linguaggio proprio. La loro dieta si basa principalmente di pesci e altri mammiferi marini, come ad esempio le foche o addirittura i trichechi. L'elefante. Fino ad ora abbiamo visto che la maggior parte degli animali più grandi del mondo popolano i mari, in quanto a dimensioni sulla terraferma sono gli elefanti a farla da padroni. Questi misura fino a 3,5 metri di altezza e fino a 7 metri di lunghezza, con un peso tra 4 e 7 tonnellate. Per pesare così tanto, questi animali devono ingerire almeno 200 kg di foglie al giorno. Oltre alle loro caratteristiche fisiche, gli elefanti sono noti per la loro memoria eccellente. Il loro cervello può pesare fino a 5 kg ed è il più grande tra tutti quelli degli animali terrestri. L'anaconda. Un altro animale terrestre che entra nell'elenco degli animali più grandi del mondo è l'anaconda. Questi serpenti possono superare gli 8 metri e possono pesare fino a quasi 200 kg. Vivono principalmente nei bacini fluviali dell'America Latina. Questi serpenti non usano il veleno per cacciare le sue prede, ma le soffoca avvolgendole nelle sue spire. Di solito si nutre di capibara, tapiri, uccelli e altri animali. Vive una buona parte del suo tempo sott'acqua dove può tendere agguati senza problemi, non lasciando scampo alle malaugurate vittime.
Coccodrillo marino. Il campione indiscusso dei pesi massimi tra tutti i rettili è il gigantesco coccodrillo marino. È diffuso lungo le coste e tra le paludi salmastre d'India, sud-est asiatico e Australia settentrionale. I maschi mediamente sono lunghi dai 4,3 e i 4,9 metri. Il più grande coccodrillo di cui abbiamo notizie è stato trovato in Australia. Misurava 8,5 metri e con un peso superiore a 1,5 tonnellate. Sono predatori eccezionali e possono spesso rappresentare un pericolo per le persone che vivono a stretto contatto con loro. Ogni anno sono decine gli incidenti mortali. L'orso polare. L'orso polare, chiamato anche orso bianco, è il carnivoro terrestre più grande del mondo. Questi orsi possono misurare fino a quasi 3 metri di altezza e possono pesare più di mezza tonnellata. Sono animali carnivori e, pertanto, la dieta dell'orso polare si basa sulla carne e pesce. L'orso polare non può nutrirsi di frutta e verdura a causa dell'habitat in cui vivono. Le sue prede principali sono foche, trichechi, belughe e molti altri. Lo struzzo. L'uccello più grande del mondo è lo struzzo. Questi buffi e giganteschi corridori delle vaste pianure africane non sono in grado di volare, ma possono raggiungere in corsa velocità davvero notevoli, oltre 90 km orari. Sono inoltre la specie vivente che depone l'uovo più grosso in assoluto. Mediamente un uovo di struzzo è lungo 15 cm e largo 13 cm, e pesa circa 1,4 kg. Per quanto riguarda le dimensioni, mediamente i maschi sono alti circa 2,5 metri e pesano più di 100 kg. Granchio gigante del Giappone. Anche tra gli invertebrati possiamo trovare animali decisamente fuori stazza rispetto alla media. Il più grosso tra tutti i crostacei, nonché il più grande artropode al mondo, è il granchio gigante giapponese. L'esemplare più grande in assoluto mai misurato, pescato nel 1921, aveva una larghezza da zampa a zampa di 3,8 metri e pesava quasi 20 kg. Il corpo invece può crescere fino a una larghezza di circa 40 cm. Scarabeo golia. Considerato la gran varietà tra gli insetti, è difficile decidere a chi attribuire il primato per la specie più grande. Molti insetti stecco primeggiano per lunghezza, mentre alcune falene detengono il record per l'apertura alare. Ma per quanto riguarda il peso, il vincitore assoluto va ricercato senza dubbio tra i coleotteri. In particolare gli scarabei golia sono probabilmente gli insetti più pesanti e grandi in assoluto. Gli esemplari più grossi possono arrivare a misurare oltre 11 cm di lunghezza per un peso che si aggira intorno ai 100 grammi. Praticamente sono grandi quasi quanto il palmo di una mano. Questi sono solo alcuni degli animali più grandi del mondo. Tu li conoscevi? Fammelo sapere con un commento. Lascia un like e attiva la campanella per non perdere altri video e curiosità. Noi ci vediamo presto per un altro video di Tu sapevi che?